Ragazzi, molti si stanno chiedendo come mai queste edizioni WWF stanno sempre diventando più corte. La risposta è semplice: la WWF ha proibito ad alcuni lottatori di lottare per, non soltanto per l'interferenza, ma per rendere lo show WWF più competitivo, ovvero uno show pulito, la WWF punta più a show puliti. Quindi nel caso qui venissero portati gli atleti come Big Mike e Hildeburga, potrebbero davvero rovinare lo show. La WWF ha puntato più a show magari dove non ci sono interferenze, ma con maggior spettacolo nella ring. E in WWF ultimamente vediamo più ring che insomma backstage, quindi più match che segmenti. E i match comunque belli stanno andando fuori. Abbiamo visto la settimana scorsa Mike Barto contro Paul Jasmine, un match meno da 6.5 era. C'era un match da 6.5. Poi il match tra Mr. P. Wittiva da 8 e mezzo, perché un match è stato fantastico. E oggi insomma un altro Mr. P contro Wittiva, guarda, un'altra volta MVD che non lotta. Probabilmente questa è un po' la pecca. MVD vero non lotta neanche Rising Sun, quindi si sta riscaldando, si sta preparando e ha maggiore energie. Però ricordiamo che, anzi questa è una notizia appunto uscita da pochissimo, che nel pre-show di Night of Champions, quindi il 22 luglio, prima dello show, avremo due match interessanti, una Battle Royale tra 4 Divas, probabilmente sarà valida per il number one contender, per la number one contender al titolo femminile, tenendo attualmente la Nati. E inoltre potremo vedere anche in azione Mr. P, perché dovrà difendere il titolo a quanto pare o contro MVD o contro l'ultimo, indipendentemente da quanto accadrà in queste settimane. Dunque io penso tuttavia che Boy Orton dovrebbe fare alcuni cambi, non so, lo vedremo, anche perché insomma Night of Champions ci sarà tra 10 giorni, abbiamo questa puntata e un'altra. Se entrambi vincono nel pre-show potremmo addirittura avere un triple threat, è una cosa inedita, quindi un triple threat per il titolo WWF in un pre-show. Peraltro in un pre-show non è mai stato difeso il titolo WWF, in un pre-show ovviamente di un pay-per-view. E questo dimostrerebbe come il titolo WWF possa prendere grande valore, perché molti dicono che è il titolo secondario, ma se avete visto David Johnson ha tenuto quel titolo per 3 mesi, eppure adesso è già per il titolo internazionale. Dunque non sottovaluterei questa opzione della WWF di rendere magari più importante il titolo WWF. Mi sembra una buona strategia. Ora andiamo al match, perché Leonard sta un po' peccando di egoismo oggi. Attenzione qui! Power Bomb! La Bordieri Bomb! Questa dell'ex lottatore WWF. Questa è una manovra che ti spezza la schiena, ti distrugge, specialmente se fatta da Bordieri poi. Frank la riutilizza, però non con la stessa intensità, ovviamente con la stessa grinta dell'ex campione del mondo. Sì, mi sembra chiaro che comunque Frank oggi voglia vincere, perché lui è campione. Magari Michael Bardo ha avuto un po' più difficoltà con Paul Jason, che è più differenza, più voglioso. Leonard lo vede un po' così. Attenzione qui, Untrap Neckbreaker, questa è un'ottima manovra. Però la differenza tra Paul Jason e Leonard è che Leonard non è mai costante nelle manovre. Almeno Paul Jason riesce sempre a trovare il bandolo della matassa. Fronte over DDT. Beh, anche a differenza dell'età, a me piace più Frankie Godzilla, non perché è più tecnico, ma perché comunque è un chirurgo del ring. Comunque, cioè, il match lo sa comandare. Ma che Bardo ha avuto questa difficoltà. E Enziguri kick. E attenzione, è tutto pronto per i Rio Grande, niente a fare. Leonard, attenzione Leonard, è pronto per la Jason Cushion. Sì, manovra che utilizza anche con Jason, ma forse anche per la spear. Non ci credo, aspetta il varco. Attenzione, prendere in corsa, niente a fare. Front over DDT. Mamma mia, adesso il match si è acceso. Ma adesso è pronto per il Rio Grande forse. Arriva un'altra powerbomb, un'altra Bordieri Bombo, Facebuster di Leonard. Che grande manovra da parte di Leonard, che va al paletto, springboard. E qui commette troppo il solito errore, quello dell'entusiasmo. E infatti qua, Gutbuster. Sì, distruzione completa degli addominali, tutti a casa. Uno, due, appena due, forse neanche due. Però attenzione a Frankie Godzilla, che mi raccorre all'alto sinistro. E attenzione, perché la Rio Grande va a colpire lì, lo sappiamo. Lo sappiamo, ben pochi possono esistere. Mr. P, il campione WWF attuale, uno di questi. Ricordiamo le coordinate per Night of Champions, per quella spia è stata deviata. Ma Leonard è
reggi in piedi, attenzione! Sbaglia tutto! Tito il backbreaker, non ci crede! Non ci credo! E se prova ancora vuoto, Leonard! Leonard e Frank allora lo dice andare fuori perché Leonard si stava preparando, sta piazzando per la spiera. Backside slam! E Frank dimostra anche una certa esperienza in match singoli, quindi questo potrebbe avvantaggiarlo anche in una competizione singola, dove magari gente così non viene vista molto bene. Front over dritti, attenzione! Però non riesce a volerlo grande. Leonard lo conosce bene, però qua è finita. E zero kick! Eh sì, e ora attenzione, lo aspetta al varco per la sua migliore manovra. L'Ario Grande, eccola qui! Le corde sono, non sono lontane, ma forse non le trova! Forse non le trova! Ma si libera da solo, non ci credo Leonard! Non ci credo Leonard! Non ci credo Leonard! E c'è la spear! Spear di Leonard! Spear di Leonard! Uno, due, e non basta! Mamma mia, che grande match anche questo! Beh ragazzi, in WLF stanno venendo fuori match pazzeschi. Questi atleti non lottano a Rising Sun, o meno alcuni lottano ma altri no. Eppure in WLF ci sono sempre grandi match. A Rising Sun magari i match sono più interessanti perché sono vere e proprie fight. Però qui, qui è finito il match. L'ho fatto vedere con un body slam sotto al gomito. Uno, due e tre. Qua lo ha chiuso la tecnica del Frank. Avete visto? Non serviva l'Ario Grande. È bastato un body slam potentissimo, poderoso, con il gomito sotto la schiena, dietro la schiena. Quindi una caduta bruttissima. E più che la schiena, proprio questo che gli ha fatto male Leonard. La differenza tra Michael Bardo e Frank è proprio questa, il tecnicismo. Eh sì, ora però passiamo al main event. Mr. P contro Will Theobald. Che MVD, però poi va a perdere contro Will Theobald.
beh, diciamo che la scorsa settimana c'era anche MVD a Bordering. Quest'oggi MVD non potrà interferire, quindi se ne starà nel backstage bello bello a guardare il match. Io penso che Mr. P non sia più forte né di Ultimo Ad né di MVD, solo che la differenza tra i tre che Mr. P è da troppo tempo, da quando è arrivato, che non ha vinto nulla, è sempre stato all'oscuro di tutto, alle spalle di tutti. Ora si è un po' stufato e ha sfruttato l'occasione, magari MD neanche se lo aspettava un Mr. P così, e quindi diciamo tra virgolette ha avuto fortuna. Tuttavia questo Mr. P non può perdere subito questo titolo, cioè rimarrebbe non solo lì, ma dovrebbe cercare di conquistarlo un'altra volta e di ripetere tutto quello che aveva fatto fino ad ora. Non è come MVD. MVD magari ha già la fiducia di John Pranzo e di molti dirigenti, ha la fiducia di molti atleti quali Hildeburg e Big Mike. E poi l'ultimo ad ex campione da WWF, quindi insomma tra questi tre il meno che ha da perdere è l'ultimo. Poi c'è MVD, che è vero, se dovesse conquistare il titolo sarebbe ottimo, però anche lui rimarrebbe lì. È un MVD invece che secondo me in questo 2019 potrebbe puntare al titolo internazionale. Magari dopo, se Fini dovesse difendere il titolo in quella dello Steel Cage, probabilmente in quel caso ci sarà un possibile approdo di MVD in campo contro il detentore Sean Fili. Sì, però devo mantenere il titolo in una difficilissima stipulazione, un Fatal 4-Way Steel Cage, dove non valgono soltanto gli schieramenti e le sottomissioni, ma ovviamente si deve anche scalare la gabbia, quindi è un match impossibile praticamente da prevedere, mentre magari il Triple Threat Falls Count Anywhere Elimination Match per il titolo WWF è già diverso, perché si tratta di un match eliminazione poi con tre atleti, inoltre non c'è una gabbia d'acciaio. Quindi in quel caso io penso che The Dragon abbia grandi possibilità di difendere la cintura, non solo perché è più esperto, perché è campione e perché dimostrerebbe di essere un campione di grandissimo stile, ma perché FMS e Vendru, diciamo la verità, sono in combutta da troppo tempo. Se Slagon trova l'aiuto da FMO, e probabilmente lo troverà visto che FMO e Slagon si sono aiutati ieri sera a Rising Sun, per Stevendo si metterebbe molto male, però ci potrebbe essere un'interferenza, però non so neanche se sono lecite, potrebbe darsi che la dirigenza potrebbe evitare anche le interferenze di qualunque atleta, quindi ne vedremo delle belle alla Night of Champions, dove non solo questi match faranno d'appello, ma si saranno anche nati contro il Blade, il rematch per il titolo femminile, in questo caso sarà il submission match, ragazzi. Poi Remo contro Bernie, altro rematch da WrestleMania, mamma mia ragazzi, last man standing match, e inoltre il titolo a forza in palio. Mentre qui Mr. P sta dimostrando che senza MVD lì a bordo ring può dominare. Attenzione, lo va a chiudere, uno, no, non basta, però è un MVD, è una Wilkie Ovald senza difese, anche se qui attenzione, dentro la via della velocità, è una buona idea quella. Senton! Ma va a vuoto, però l'ultimo al tenta di reagire. Non mi sta più, oggi mi sembra più in forma. Running Bulldog! Però insomma non sono queste le manovre per far cadere, per schienare Mr. P. Mr. P infatti se lo carica! Ed è pronto per il tornado! Forza 5! Mamma mia ragazzi, ma l'ultimo riesce a fuggire! Sì! Riuscirà a fuggire. Attenzione, ora i due combattono fuori all'esterno del quadrato, mentre l'arbitro li sta contando. Attenzione, ultimo, attenzione, lo mette sulle porta sul ring. Attenzione, ultimo da un miglior senso della posizione alle spalle, invece no, attenzione, ultimo quando è pronto con il C4 flip bottom, ultimo al sotto. Ma non lo chiude, un'altra Frankensteiner stavolta. Sì ragazzi, stavolta è finita, Ultimo deve chiuderlo. Kamek Clutch, ma non è una buona idea, anche perché è vicino al corde, ma comunque non basta. Insomma, doveva chiuderlo prima, ha dato tutto il tempo di riprendersi Mr. P, che qui lo devasta. Sì, qua è finita. Prendersi Ultimo, da dire negli occhi,
Ecco, mi sta più troppo alla leggera, l'ha preso un match.